Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi festeggiamo il battesimo del Signore. Abbiamo lasciato pochi giorni fa Gesù bambino visitato dai magi. Oggi lo ritroviamo adulto sulle rive del Giordano. La liturgia ci fa compiere un salto di circa 30 anni. 30 anni di cui sappiamo una cosa. Furono anni di vita nascosta, che Gesù trascorse in famiglia, alcuni prima in Egitto, come migrante per fuggire dalla persecuzione di Erode, gli altri a Nazaret, imparando il mestiere da Giuseppe, e in famiglia, obbedendo ai genitori, studiando, lavorando. Colpisce che la maggior parte del tempo sulla terra il Signore lo abbia passato così, vivendo la vita di tutti i giorni, senza apparire. Pensiamo che, secondo i Vangeli, sono stati 3 anni di predica, di miracoli, di tante cose. 3. E le altre, tutte le altre, di vita nascosta in famiglia. È un bel messaggio per noi. Ci svela la grandezza del quotidiano. Importanza agli occhi di Dio di ogni gesto e momento della vita, anche il più semplice, anche il più nascosto. Dopo questi 30 anni di vita nascosta, inizia la vita pubblica di Gesù. E comincia proprio con il battesimo al fiume Giordano. Ma Gesù è Dio, ma perché si fa battezzare? Il battesimo di Giovanni consisteva in un rito penitenziale. Era segno della volontà di convertirsi, di essere migliori, chiedendo perdono dei propri peccati. Gesù non ne aveva certo bisogno. Infatti Giovanni Battista cerca di opporsi, ma Gesù insiste. Perché? Perché vuole stare con i peccatori. Per questo si mette in coda con loro e compie il loro stesso gesto. E lo fa con l'atteggiamento del popolo, con l'atteggiamento loro, che, come dice un inno liturgico, si avvicinava nuda l'anima e nudi i piedi. L'anima nuda, cioè senza coprire niente, così, peccatori. Questo è lo gesto che fa Gesù. E scende nel fiume per immergersi nella nostra stessa condizione. Battesimo, infatti, significa proprio immersione. Nel primo giorno del suo ministero, Gesù ci offre così il suo manifesto programmatico. Ci dice che non ci salva noi dall'alto, con una decisione sovrana, un atto di forza, un decreto. No, Lui ci salva venendoci incontro e prendendo su di sé i nostri peccati. Ecco come Dio vence il male del mondo, abbassandosi, facendosi carico. E anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri, non giudicando, non intimando che cosa fare, ma facendoci vicini, compatendo, condividendo l'amore di Dio. E la vicinanza è lo stile di Dio nei nostri confronti. Lui stesso lo disse a Mosè. Pensate quale popolo ha i suoi dèi così vicini come voi avete me. La vicinanza è lo stile di Dio nei nostri confronti. Dopo questo gesto di compassione di Gesù, accade una cosa straordinaria. I cieli si aprono e si svela finalmente la Trinità. Lo Spirito Santo scende in forma di colomba. E il Padre dice a Gesù, tu sei il figlio mio, l'amato. Dio si manifesta quando appare la misericordia. Non dimenticare questo, eh? Dio si manifesta quando appare la misericordia, perché quello è il suo volto. Gesù si fa servo dei peccatori e viene proclamato figlio. Si abbassa su di noi
e lo Spirito scende su di lui. Amore chiama amore. Vale anche per noi in ogni gesto di servizio, in ogni opera di misericordia che compiamo, Dio si manifesta. Dio pone il suo sguardo sul mondo. Questo vale per noi. Ma ancora prima che facciamo qualsiasi cosa, la nostra vita è segnata dalla misericordia che si è posata su di noi. Siamo stati salvati, ma gratuitamente. La salvezza è gratis, il gesto gratuito di misericordia di Dio nei nostri confronti. Sacramentalmente questo si fa il giorno del nostro battesimo. Ma anche coloro che non sono battezzati ricevono la misericordia di Dio sempre, perché Dio è lì, aspetta, si aprono le porte dei cuori, si avvicina. Mi permetto di dire, ci carezza con la sua misericordia. La Madonna che ora preghiamo ci aiuta a custodire la nostra identità, cioè la identità di essere misericordiati, che sta alla base della fede e della vita nostra. Angelus Domini, nunc avit Maria. E concepit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dice Ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America, scosso dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la vita, 5, l'hanno persa in quei drammatici momenti. Ribadisco che la violenza è autodistruttiva, sempre. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Esorto le autorità dello Stato e l'intera popolazione a mantenere un alto senso di responsabilità, al fine di rasserenare gli animi, promuovere la riconciliazione nazionale e tutelare i valori democratici radicati nella società americana. La Vergine Immacolata, patrona degli Stati Uniti d'America, aiuti a tenere viva la cultura dell'incontro, la cultura della cura,
come via maestra per costruire insieme il bene comune. E lo faccia con tutti coloro che abitano in quella terra. E ora saluto di cuore tutti voi che siete collegati attraverso i media. Come sapete, a causa della pandemia, oggi non ho potuto celebrare i battesimi nella Cappella Sistina, come del solito. Tuttavia, desidero ugualmente assicurare la mia preghiera per i bambini che erano scritti per i loro genitori, padrini e madrini. E l'estendo a tutti i bambini che in questo periodo ricevono il battesimo, ricevono l'identità cristiana. Quella è ricevere la grazia del perdono, della redenzione. Dio benedica tutti. E domani, cari fratelli e sorelle, concluso il tempo di Natale, riprenderemo con la liturgia il cammino del tempo ordinario. Non stacchiamoci di invocare la luce e la forza dello Spirito Santo affinché ci aiuti a vivere con amore le cose ordinarie e così a renderle straordinarie. È l'amore che cambia. Le cose ordinarie sembrano di continuare a essere ordinarie, ma quando si fanno con amore diventano straordinarie. Se rimaniamo aperti e docili allo Spirito, Egli ci ispira i nostri pensieri e le nostre azioni di ogni giorno. E auguro a voi tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.